Vediamo un po'. Cosa diavolo sei venuto a fare? A ficcare il naso? Non sei stato interpellato. Sai, la mia vita era perfettamente tranquilla prima che arrivassi. Guarda che ho intenzione di parlarti molto seriamente. Quindi, per favore, cambia subito atteggiamento, d'accordo? Ma questo è il colmo. Fai anche la voce grossa ora? È casa mia. Che faccia tosta. Senti, so molto bene il motivo della tua visita. So anche che stai con Eloise, che sei stato a casa sua, che siete usciti e che è decisamente consigliabile che io non la veda più, perché altrimenti... Senti, Diego, ora cerca di calmarti. Apri gli occhi. Stai parlando come se lei ti appartenesse ancora e questo non è vero. Sai bene che non è così. Sai che non è né tua né mia. Perciò cerchiamo di essere d'accordo su una cosa una volta tanto. Rendiamoci conto che né tu né io la possediamo. Va bene. Mi dispiace di non essere riuscito nemmeno a farti sedere, ma siediti. Fa come se fossi a casa tua. Vuoi una bibita, un caffè o che altro? Avresti potuto sederti, che maleducato che sono. Che cosa mi vuoi dire, Massimo Leal? Questo. Voglio che tu la lasci in pace, nient'altro. Ma guarda questo. Ma chi ti credi di essere? Un samurai o chi altro? Chi sei per dirmi questo? Non lo faccio per me, ma per lei. Tu non te ne accorgi, ma le provochi uno stato di tensione esasperante che potrebbe portarla a un'instabilità emotiva pericolosa, capisci? Ma siediti, accidenti, siediti! È stata lei a mandarti? No. È stata una mia decisione. Per evitare che venga il padre di Eloisa. E che accada una disgrazia come quella che stava quasi per succedere. Sai, ci ho pensato a lungo e finalmente sono riuscito ad arrivare a una conclusione. Quel vecchio è un imbecille. Senti, è triste, ma non c'è altro da fare. Né tu né io la vedremo più. Io rinuncio a lei, ma ti chiedo di fare altrettanto. Ma tu stai scherzando, Massimo, e perché? Perché dovrei farlo? Non c'è ragione. Sarai tu che rinuncerai a lei. Perché io? Perché? Perché io? Per lei, Diego. Per Eloisa. No, no, guarda, non ci siamo proprio, non hai capito. E te ne accorgerai presto. Quando la nostra famosa Eloisa ti manderà al diavolo. Ascolta, tu rimarrai come un cretino perché non mi allontanerò da lei. Eloisa mi appartiene. E anche il suo destino è mio. Va bene. Vedo che non c'è altra strada che lo scontro diretto, vero? Ora ti dirò una cosa, Diego. Cerca di non farti trovare mai vicino a lei, d'accordo? O non rispondo di quello che accadrà. Ti ho dato l'opportunità di fare qualcosa di sensato, davvero. Ma visto che non intendi capirlo, non mi resta altro che sfidarti. Come, ancora? Sì, ancora. Ma stavolta arriverò fino in fondo, perché non mi importa niente, Diego. Niente.